In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare, non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso». Quei libri io li amavo. Lei ama più i suoi libri degli uomini. I libri sono amici fidati. In quei libri c'è tutta la sapienza del mondo. La sapienza del mondo è una truffa. Ma cosa dici? La parola di Dio, una truffa. Dio non parla coi libri. I libri servono qualsiasi padrone e qualsiasi Dio. Il dialogo è preso dal bellissimo film di Ermanno Olmi, 100 chiodi. Il regista fa un'esplicita condanna ad una cultura incapace di appassionare e di educare le nuove generazioni e apre il film con la rappresentazione simbolica di 100 libri inchiodati in una biblioteca. Chi compie il gesto è un professore che sceglie di lasciare gli aridi banchi universitari per vivere in mezzo alla gente contadina. Emblematica rimarrà la sua citazione alla conclusione del film: «Tutti i libri della terra non valgono un caffè con un amico». Certamente non sono i libri ad essere malvagi, ma il loro uso. Una cultura dittatoriale che pone il libro a servizio del potere allora sì che rende i libri pericolosi. San Paolo diceva qualcosa del genere a proposito della legge mosaica, ricordate? E oggi Gesù si scaglia contro i servi del potere, contro i paladini della religione ebraica. Ma qual è il problema di fondo? Il problema è che questi, come certi professori e anche certi preti, sono lontani dalla gente comune, dalla gente di tutti i giorni. Quando lo studio, l'insegnamento, la cultura, l'ideale, la stessa religione gira su se stessa, diventa incapace di portare frutto, non si incarna, rimane sterile, astratta. Per questo Gesù si scaglia proprio contro coloro che impediscono alla parola di Dio di umanizzarsi. Di questo soffre Gesù: vedere il regno chiudersi davanti alla gente per colpa di guide cieche ed ipocrite. Prego allora oggi anche per me e per tutti i sacerdoti, professori, catechisti e tutti coloro che adempiono al ruolo educativo, affinché possiamo essere semplici e umili conduttori della parola, nulla di più. E prego anche per la nostra app, Pregaudio, perché affronti il mare di internet navigando sempre con il vento dello spirito.